A Roseto degli Abruzzi, le associazioni ambientaliste si sono date appuntamento in Piazza della Libertà per 1 o 2 giorni di raccolta firme contro il taglio della riserva del Borsacchio, inserito con un emendamento della maggioranza nella legge di bilancio approvata in Consiglio regionale, sia allo sviluppo sostenibile della costa teramana, sia alla protezione di un tratto di paesaggio collinare e litoraneo ancora integro. No alla distruzione della riserva naturale del Borsacchio, no alla perdita di una straordinaria biodiversità costiera abruzzese. Con queste frasi si apre la petizione che il mondo ambientalista ha lanciato e che sta raccogliendo numerose adesioni. Quello che noi faremo è intanto una prima azione popolare, la raccolta firme oggi piove, freddo, ma c'è tanta gente che sta venendo e poi inizieremo con il comune, ci auspichiamo, e con gli enti sopra la regione a iniziare delle moratorie fino ad arrivare dei ricorsi. Perché questa legge, ricordiamolo, non avendo ascoltato gli enti locali, è illegittima e sarà comunque in un modo o nell'altro annullato dalla Corte Costituzionale. I cittadini che stanno sottoscrivendo la petizione chiedono alla Regione Abruzzo di abrogare l'emendamento approvato e di rilanciare la riserva naturale del Borsacchio, investendo energie e risorse su proposte concrete anche di sviluppo economico che siano in grado di coniugare le reali esigenze del territorio e la salvaguardia dell'ambiente. C'è ancora spazio per la politica può tornare indietro, può approvare una legge che riporti al perimetro originario della riserva e adottare il PAN, perché il PAN era in dirittura di arrivo, si stava per approvare da parte della regione e questo avrebbe consentito tutta una serie di azioni che oggi vengono lamentate. È paradossale che la regione, che è il soggetto che approva il PAN, sia lo stesso soggetto che poi taglia la riserva dicendo che il PAN non è stato approvato. Il PAN è un costo. Il PAN ha avuto un costo, peraltro ricordiamo che ne sono stati fatti due per quanto riguarda questa riserva e quindi c'è anche un ulteriore elemento, qui si sono spesi soldi pubblici affidandoli appunto agli enti locali che li dovevano amministrare, non si è mai arrivati all'approvazione del PAN e adesso si taglia la riserva, questo vorrà dire che si dovrà tornare nuovamente a realizzare un ennesimo PAN, perché il PAN precedente era strutturato su 1.100 ettari e questo dovrà essere strutturato su 24 ettari, vale a dire poco più di una concessione balneare, hanno ridotto una riserva regionale a un lido. No, no, no.